Alexandra Rossi è qui al banchetto all'entrata dell'accettazione. Alexandra, come stanno andando le cose? Intanto sgranocchia qualcosa in modo furtivo, quasi furtivo. Ci sta un sacco di merchandising. Ti do il microfono così ci illustri. Ah, ok, illustro questa merce, la mercanzia. Sì, le spillette, ci sono spille che raffigurano lo storico no? Pugno e la sua rosa, la rosa nel pugno, e la dicitura laici, che ci sta un po' abbastanza a cuore, la laicità, i socialisti, quelli veri che fino hanno fatto, comunque prima si vedeva Stefania, Craxi, l'abbiamo intervistata, un intervento anche pregno di contenuto. Liberali e ovviamente tutto questo racchiude radicali. E poi quelli, le spilline di quest'anno, fatte proprio quest'anno per questo congresso, da vendere ai militanti, ai compagni dirigenti anche delle associazioni che le acquistano e poi sicuramente le rivenderanno nelle loro associazioni locali. Si vende ovviamente anche la rassegna stampa, ma sono le ultime rimaste di oggi, venerdì 31 ottobre. Stranamente è una rassegna stampa molto insomma, non so quante pagine sono, ma insomma tutto garantista, immagino. Non è tutto garantista, anzi è ovviamente una rassegna stampa radicale che parla appunto dell'inizio avvenuto ieri e del questo congresso, di questo 13° congresso, ma ovviamente è una rassegna che parla anche dei temi che cosa importante, qui c'è la peste italiana, il documento ormai redatto come prima edizione nel 2009 e questo è anche questo materiale in vendita ad offerta libera, uno strumento importantissimo per la consapevolezza radicale, poi racconta la storia oltre che la visione, l'analisi di quella che già conosciamo, il partito, il regime partitocratico, un po' è anche una cronistoria di varie iniziative importanti e determinanti della truppa radicale, sempre in offerta i cappellini I want you e con radicali.it e la bandiera, la classica bandiera. Sì, tra i gadget di quest'anno, oltre alle spilline, ci sono anche degli adesivi. Per fare compagnia ai classici adesivi, no? C'è anche l'adesivo ritraente, l'iniziativa Rita con la sua marijuana, che mi sembra novembre del 2012, distribuì Piazza Montecitorio ai malati per fare questa disinfezione. Anche Liberi TV era a testimoniare quell'evento. Insomma, si vendono anche adesivi in blocchetti da 10 insieme a fare compagnia con gli altri. Ma la novità, il pezzo grosso che io cerco proprio, faccio sponsor, faccio veramente promozione commerciale, ma veramente mi sto svendendo, ma manco fossi il bancarellaro di Piazza d'Armi. Le magliette storiche con i manifesti storici, uno riguardante le libertà sessuali, con la tua vita sessuale è solo tua, liberala, è uno storico manifesto del Partito Radicale del 1976. Molti sono, diversi sono i compagni, gli iscritti che vedendo questa maglietta dice: ah, ma questa è storica, ma anche il tema è superato, è storico. No, io dico invece no, perché per quanto riguarda il tema delle libertà sessuali, libertà individuali, ancora c'è molto da fare, certamente rispetto al 1976 passi in avanti sono stati fatti e il contributo proviamo a immaginare grazie a chi? Ai radicali ovviamente, però oggi 2014 invece rispetto a altre realtà della nostra famiglia europea siamo molto indietro, come dice il nostro compagno Tosoni, siamo più vicini all'ISIS che agli Stati Uniti d'Europa e questo è abbastanza preoccupante per quanto riguarda le libertà sessuali. Dal 1976 passiamo al 1986, altra campagna importantissima, quella referendaria per gli Stati Uniti d'Europa. Erano tempi d'oro, ovviamente un'altra era, avevamo fior di parlamentari e anche europarlamentari e si riuscì a portare avanti questa campagna che purtroppo, come sappiamo, non ha ottenuto nessun risultato e il problema di oggi è quello che i radicali in quegli anni denunciavano, cioè una patria europea che non c'è e tante patrie, nazioni europee che cercano di prevalere insieme ad altre magliette.
le magliette, quelle storiche con le vignette di Stefano Disegni, compagno radicale, non so se è ancora iscritto, non lo so, boh, però le vendiamo, ce ne sono anche queste di diverse taglie. Assolutamente sì, noi sì. XL, la massima XL. E questo è quello dei radicali italiani. Poi dopo ci sono anche altre cose che anche io me ne sto occupando, però non è propriamente di radicali italiani.